Tutto bene? Benissimo. Ok, non va bene per niente. Yamora, ehi, aspetta un attimo. Perché? Così altri bambini saranno sacrificati nel nome di Reiger e della sua chiesa? No, certo che no, è solo... Solo cosa, Peter? Non lo so. Respira. Ogni singolo minuto perso. Non c'è tempo per respirare. So che Reiger ha risvegliato brutti ricordi. Thanos non c'entra niente! È per Nikki, per ciò che uomini come Reiger e Thanos fanno alle ragazzine, come me. E mia sorella. Se fossi stata capace di proteggere Nebula, forse... forse non sarebbe morta. Wow, cosa? Nebula è morta? Come? Chi è stato? Dimmelo, così vado a stringergli la dannata mano. Io. Hai ucciso tua sorella. Hai visto lei nella promessa della matriarca? Così ho capito il trucco. La Nebula che conoscevo si era trasformata in un mostro rancoroso e vendicativo. Non si sarebbe fermata se non l'avessi uccisa io. E l'ho fatto. Ma non credevo di sopravvivere. Perché non ci hai mai detto nulla? Perché non è l'ideale per rompere il ghiaccio. Ehi, sono Gamora. Ho ammazzato mia sorella. Facciamo amicizia. Certo che no. Chi vorrebbe un mostro al suo fianco? Chi lo vorrebbe in una squadra? Una squadra in cui... mi trovo più o meno bene. Dopotutto. Beh, io detesto Nebula, quindi per dire la verità... cosa? Sto dicendo che non cambia nulla. In realtà cambia tutto. La donna più letale della galassia ha appena ammesso... che ci vuole bene. Non è vero. Sì, invece. L'hai ammesso subito dopo aver detto che hai ucciso tua sorella. Ho detto mi trovo più o meno bene. Che per i Katatiani è una dichiarazione d'amore. Ho detto amicizia. Ok, cambiamo argomento? Concordo, non potrei reggere un'altra dose d'amore. Vi accettiamo, Gamora Zen Woberi. Praticamente siamo sposati. Che cosa disgustosa. Va bene, direi che ci siamo riposati abbastanza. Ora andiamo a ostacolare il capo di una setta? Andiamo! Mega carnefice. Attenzione! Come perché? Ce ne sono così tanti! Non è nulla rispetto ad altre vecchie battaglie! Ok, e anche l'altro braccio è andato. E adesso come la mettiamo? Meglio non far arrabbiare i brutti! Come fanno a essere così tanti? Con l'attacco alla corteccia? Chissà su quanti rinforzi possono contare. Dobbiamo bloccarli in qualche modo. Raggiungiamo il ponte. La torre di Cosmo è la via più rapida. Come fanno a essere così tanti? È troppo largo. Potremmo creare un ponte. A forza di ripetere ponte inizia a sembrare una parola inventata. Ogni parola è inventata. Ok, allora andiamo avanti. Abbiamo visto la scena strappalacrime con Gamora. Quindi, allora io penso che dovrei far Max, spingere. Ero impaziente di abbattere qualcosa. Esatto. Vai. Dalla direzione giusta stavolta, però, Ok. Dobbiamo andare a fermare il prete, raga. Sai, prima detestavo quando il faro di Cosmo mi illuminava a giorno. Davvero? Un campo di fede? Troviamo la fonte di energia per poterlo disattivare. Guardiamoci intorno. Un momento!
Forse ho trovato la fonte. Vedi quel bambino nel coso del rito? Impossibile non vederlo. Credi che la chiesa gli abbia incasinato la testa o che sia proprio nato così? Ci posso fare qualcosa? Aspetta. Devi interrompere l'energia, Quill. Sì, ho visto della roba qua, un attimo. Siamo pronti nel caso arrivasse il grande unificatore. Così, Peter, forza! Dobbiamo andarcene da qui prima che arrivi Raker. Perfetto, andiamo. Ok, ci siamo! Qui si fa la storia! Non ci servono le... No, di nuovo. Guardiani della galassia. La matriarca ha deciso di attuare il compimento da questa stazione. E non riuscirete a fermarla. Non ha deciso un bel niente! L'hai sempre manipolata fin dall'inizio! Lei è la luce. E io sono solo un servitore. Curioso come la luce nasconda un mostro oscuro dentro di sé. Blasfemia! Avrete anche respinto la sua promessa. Ma dovrete cedere quando vi farà tornare dalle fredde grinfie della morte! Il dolore ti ha spinto verso un baratro pericoloso, vecchio amico. No. Non può essere. Ti ho visto morire. La forma è fugace, ma le fondamenta sono eterne. Poni fine a questa cocciuta assurdità prima di raccogliere frutti funesti. Funesti? Oops. Va bene, tocca a noi. Merda! Arrivano in Nova! Non sono più in Nova Corp, Peter! È la tua fine! Merda! Arrivano in Nova! I soldati sono più pericolosi della sicurezza, l'ho visto? Non ci serve l'aiuto del lingotto. Ok. E quindi gli hai sparato? Oh sì, che ficata dritto sulle chiappe. Hai visto che faccia ha fatto? Era tipo... Oh, i miei glutei glitterati. Il regalo retro. Il posteriore perfetto. Il... Le chiappe contratte? Ragazzi, possiamo evitare di parlare di chiappe? Abbiamo una bimba da salvare. Capito, ma ci hanno devastato la strada. È pieno di angoli difficili da coprire. Lontani dai morti! Per andare avanti devo avvicinarmi. Schiva questo. È rapido. Correre sui tetti sparando all'impazzata. Ehi, è divertente. Se non fossero così tardi, sarei d'accordo con te! No. Inutile lagnarsi! Non potevate vincere! Dov'era? Non l'avevo mica visto! Ora, forse hanno rinunciato! Appena in tempo, perché non torneremo su quel ponte! So dove siamo! Qui vicino c'è una strada che arriva sul ponte per l'ufficio di Cosmo! Dove? Dovrebbe essere sotto di noi. Come sotto?
questo massacro mi riporta alla mente i mondi che ho distrutto. Mi sono sempre chiesto che armi hai usato. Dobbiamo andare sull'altro lato di questo affare. Non possiamo scavalcarlo. Sotto andrebbe bene. Magari potremo chiamare la nave per farci portare a destinazione. Se credi che ci faranno atterrare vicino alla festa, scordatelo. Facciamoci strada combattendo. Giusto. Anch'io preferisco affrontarli con le lame. Ho visto un altro livello sotto a questo. Non vedo portelli o roba simile. Ehi, Quill, usa il visore. Rax, bello! Facciamo un buco. Ora possiamo scendere. Con eleganza. Ehi! Pare che il nostro uomo stia vincendo. Così pare. No! Non ci arriva. Credevo che Nowhere sarebbe stato distrutto, ma non così. Credevo che l'attacco sarebbe arrivato dall'Unimente. Tra loro ci sono anche i Nova Corps convertiti, quindi ci sei andato vicino. Cosmo deve aver corrotto parecchia gente per lasciarci divertire. Ba-ba-ba-ba-boom, bello! Oggi siamo nemici giurati del marketing. Lo sappiamo che bisogna comprare la crema Kalex. Che culo. Sei una testa di celestiale che fluttua vicino al cesso intasato dell'universo. Arrivano dei parassiti e ci fanno una stazione spaziale. Poi cominciano a estrarti il cervello. Finché una setta di pazzi scaccia tutti e comincia a farti saltare per aria. Mi stai prendendo per i fondelli? Dici che Groot conosce una strada alternativa. Se arrivo dall'altro lato posso hackerare i comandi e abbassare il ponte. Se tu potessi arrivare dall'altra parte potremmo farlo anche noi senza troppi problemi. Lanciatemi. Cosa? Lanciatemi! Il bestione può attirarmi dall'altro lato. Scherzi? Dopo la scenata che hai fatto? Questa volta è molto diverso. Voi... mi fido di voi. Me ne occupo io! Wow! Per fortuna non era... Sei parte della squadra, non uno strumento da lanciare. Il rito mi preoccupa. E mi preoccupano le conseguenze se non lo interrompiamo. Una cosa è certa, i morti non torneranno in vita tenendosi per mano e scodinzolando. È inutile preoccuparsi perché lo fermeremo. Nello specifico, farò assaggiare a Raker le mie pistole elementali. Credo otterresti risultati migliori sparandogli. A quel punto porteremo mia figlia a casa e... E quello ti preoccupa? Un problema alla volta. Ah, adesso dici che è figlia tua. Quanto possono essere scemi quelli che credono al compimerdo? Il magus esige adulazione ed intrappola con vili illusioni mentre ti divora l'anima. L'ho sentita anche nella mia promessa, quella fame infinita. Oh sì, fame non rende affatto l'idea. Porco razzo! La luce non scorre verso la corteccia, è la corteccia. Perché il bastardino non l'ha impedito? Potrai chiederglielo direttamente. Finirà malissimo. Cosmo! Dobbiamo andare laggiù! Non darlo per spacciato, l'ho visto uscire da situazioni peggiori. Aiutiamolo! Sta per subire la promessa! Lascia stare il mio cane! Basta, sembra come se avessi sparato un robottone per ore! È tanto venerabile quanto immenso! Dobbiamo distruggerlo! Alla carica! Non hai alcuna speranza! Che razzo fai? È uno di loro! È un nostro amico. Sì, anche Drax. Non vado nella testa pulciosa. Forse non sarà necessario. Ehi, amico. Stai... Abbattetelo, prima che sia troppo tardi. Aspetta! È ancora lì! Riesco a sentirlo! Io sento solo abbaiare! Lui è lì! Concentrati al massimo! Ah, al diavolo! Prendiamo il cagnaccio! Calmo, bello! Amici, ricordi? Tu, Piotr, qui. Naso di Cosmo, riconosci? Sì, amico. Sono io. Siamo noi. Dove siamo?
Cosmo Anusa. Odore di nowhere. E dove altrimenti, tappetino? Ora è disorientato. O è un semplice cane? Non può vederci. È ancora nella promessa. Cosmo, dove ti trovi? Cosa vedi? Cielo azzurro, auto da inseguire. Cosmo è a... Doma. Vuoi dire... casa. Sta parlando della terra. Annusare erba fresca. Sentire terra sotto i zampi. Niente peso psichico. Solo passeggiare. E palla da prendere. Se ti manca il tuo pianeta natale, non puoi semplicemente tornarci? Non quando voglio. Stesso perché Catatiano non va a casa. La terra era bella. Gatti da rincorrere, alberi da pisciare. E il punto è che... ti capisco. Manca a tutti casa. Ma devi fartene una ragione e andare avanti. Piotr qui non sa che cosa tiene. È come pulce, morde e morde, anche se Cosmo continua a grattarsi. Voi terrestri siete fissati col nostro pianeta. Cosa cambia tra un sasso e un altro? Non si tratta di roccia, ma di ciò che Cosmo aveva su roccia. Dormire a piedi di letto, gradire la pancia, colare con nome. Gli manca essere la proprietà di qualcuno. Cosmo no proprietà. Lui famiglia, poi un giorno famiglia sparita. Gente in tuta manda Cosmo in spazio. Cosmo cercato famiglia per tanti anni canini. Ma niente. Tu avevi dei padroni. Che mi sa tanto che ti hanno dato via. Anch'io ho perso la mia famiglia. Mia madre è morta davanti a me quando ero bambino. Allora Piotr qui le sa che Cosmo lavora come cane pur di riavere famiglia. Se erano parte della promessa, è facile che quegli umani siano morti. Non farti ingannare dal loro ritorno come ho fatto io. Promessa resta vuota solo fino a compimento. Forse Catatiano perde speranza in fretta. Avanti, Cosmo! Sai bene che qui la cosa puzza! Niente. Tardi vecchio cane non impara nuovi trucchi. Madre bambina onora promessa. E Cosmo diventa bravo cane. E va bene. Li fermeremo da soli. Questo Cosmo non per me. Lui causa coma fino a compimento di promessa. Aspetta, cosa? È per me. Voi come me. In grosso guai. No, aspetta! La tua promessa non andrà a buon fine senza questa. Che cosa è? Che cos'è? Non so che la vuoi. La vuoi? Non puoi farne a meno? Prendila, bello! Impossibile, funzionato. C'è poco tempo. Andiamocene da qui prima che ritorni. Ce la siamo vista brutta. Te lo concedo, Quill. È stata una mossa furba. Bene, ho ancora i codici d'accesso di quando io e Groot eravamo in ferie. Intendi quando ci hai mollato? Perché devi essere sempre così razzo? Dannato porco schifo! Cosmo ha cambiato i codici? Credo di sì. Ok, ragazzi, troviamo un altro modo. Forse hai inserito male il codice. È successo anche a me. Con quelle dita a salsiccia? Mi sembra ovvio. Queste zampette non sbagliano mai. Drax, come fai a non romperti le mani a forza di colpire qualsiasi cosa? Densità ossea catatiana. Ma non ti ferisci nemmeno le nocche. Io sono Groot. Allora, Groot ha ragione. Questo è un vecchio insediamento minerario. Cadeva tutto a pezzi anche prima dell'attacco della chiesa. Io sono Groot. Andiamo piano, lo so. Dillo ai bastardi che hanno distrutto tutto. Conosci una scorciatoia? In caso non l'avessi notato, le geometrie di questo posto sono saltate. Forza, diamoci da fare e scateniamoci. Appoggio il piano del piccoletto. Sto cercando un'altra via.
Potrebbe essere... No, qui no. Peter, abbiamo poco tempo per fermare il rito. Puoi usare il visore? Sto cercando di capire dove possiamo andare. Chissà se la Chiesa ha la minima idea di quello che stanno estraendo qui. Stanno calpestando la risorsa più preziosa dell'intera galassia. I minatori convertiti se lo ricorderanno. E a chi la venderanno? Giusta osservazione. Sto usando il visore ma non riesco a capire... Ah. Drax, puoi pensarci tu. Che consistenza curiosa. Potrei pentirmene. Ma non iniziamo a fare casino. Povero Cosmo, però. Vai. Allora, codici rubati, il carcere. Cosa ci facevate esattamente qua giù tu e Groot? Abbiamo accettato un lavoro da un Signog da Mantlo mentre cercavate il bastardino. Che lavoro? Me non ne sai meglio, eh. Che razzo è stato? Un terremoto. Dubito, non siamo sulla Terra. Qualunque cosa stiano facendo, sono passati alla fase successiva. Il rito inizierà a momenti. Bella domanda. Come sappiamo se una cosa tanto potente può essere fermata? È una domanda per l'insetta. Baker ha detto che Nicky ha scelto Nowhere per il rito, giusto? Sì, e mi ci vorrà un bel po' per farmela passare. Quindi l'ha scelto il Magus. Probabilmente perché la corteccia garantisce un accesso istantaneo a tutti i fedeli della galassia. Gli sbattiamo la porta sulla sua brutta faccia, gli roviniamo il gran giorno e poi lo massacriamo! Esatto. I cervelli mi hanno rotto, e anche la chiesa dello schifo universale. Facciamoli a pezzi. Raker non starà ad ora. Sa che siamo qui, cercherà di anticipare il rito. Porca miseria. Questo è un luogo di potere, è perfetto per combattere. Fagli a pezzi, Drax! Sono buono. Giusto, una volta a terra, non può lanciare le mine. Gamora! Vai, la carica! Faccio pazzi! Venite sciocchi, morirete con questo cervello! Non è il suo grido di battaglia più assurdo, ma che si avvicina! Sì, e ora! Ero proprio stufo di quelle mine! Spaccali, Drax! Stanno pronti! Non altro con le mine. Soltanto stando qui stiamo violando non so quante leggi di Nowhere. Non lo diremo a nessuno. Tanto di poi che se ne accorga. Tanto sono tutti. Accorciate le distanze, non fatemi colpire. Dovresti convertirti alla potenza di fuoco, Gamora. Lascia che li distrugga. Perisci. Lo so tu. Ragazzi, tutti qui! Vai, adunata! Perché ci hai distratti dalla battaglia, Peter Quill? I nostri nemici si sciolgono al nostro cospetto! Siamo un coltello caldo nel buco! Qualcuno mi porti un po' di pane! Ho affrontato molte battaglie, amici, ma nessuna altrettanto magnifica! È magnifica e come? Incredibilmente, assurdamente magnifica. Giusto. Come una maledetta supernova. Quindi niente distrazioni, occhi aperti e puntiamo alle stelle. Chi è con me? Oggi sono il distruttore. Becca. Ok, gentile. Venite sciocchi, maledette, su questo cervello. Siete i benvenuti, ragazzi. Alla Julienne! Speravo me lo chiedessi! Qua dentro mi sento troppo in sonda! C'è più spazio per mirare! Bada boom! Ah.
sventurati sono la squadra di sicurezza del cervello. Che schifo! C'è molta polvere cerebrale. Già, manda in pappa le vie respiratorie. La malattia è chiamata polmone. Una che ho la maschera. Non serve, le particelle sono finissime, passano comunque. Mi sa che te lo sei già beccato, il polmone grigio. Rax, Oissa! Subito! Dove però? Vuoi metterlo lì? Fatto! Io sono Groot! Groot chiede se nelle nostre teste vivono persone minuscole, come su Nowhere. È una domanda corretta. Esistono molte case in legno. Non ascoltare l'uomo cattivo. Dosa previa certificazione. Ok, allora, qualcosa dove lo potevamo permettere? Ah, per andare là sopra. Ce la fai, Drax? Dove devo posizionarlo? Qui dovrebbe andare bene. Drax, di qua, svelto! Mi muovo alla velocità richiesta. Will, sai che ti prendevo in giro, vero? Cos'è stato? Il polmone grigio, me lo sono inventato. Oh, sì, lo so. Ci hai creduto. Il polmone grigio. Voi lo sapevate? Oh, sì. Certamente. Occhio, questo posto cade letteralmente a pezzi. Presto tutto Nowhere potrebbe fare questa fine. Si rimetterà in piedi. Una testa non è provvista di piedi. Un tempo sì. I tremori si intensificano. Di là si va da qualche parte, ma qua... La descrizione è appropriata. Beh, non aiuta. Per quanto ne sappiamo, qualcosa sta per esplodere. Ma quindi se ne sono andati dopo aver scoperto la corteccia? Se ne sono andati, intendi che il bastardino li ha cacciati abbaiandogli contro, allora sì. Non mi sorprende. Immaginate se cadesse nelle mani sbagliate. Ehi, Groot, riesci a farmi arrivare lassù? Io sono Groot. Esattamente lì. Non sembra pertinente alla missione. Voglio dare un'occhiata dall'alto. Esplori? C'è uno strano odore. È il cervello. Ne ci dice se resta inattivo. Puzza di metallo e... non capisco, qualcos'altro. Ucrea. E sarebbe? Sono gli scarti di una grossa lumaca catatiana. Non avevo proprio in mente la pipì di lumaca, a dire il vero. È inconfondibile. Male. Ok, possiamo andare avanti. Perché mai acquistare la materia cerebrale? Comprano anche ossa e liquido spinale. Oh, che cosa ti hanno fatto? Ho gli stivali tutti impiastricciati di pezzi di cervello. Stai... bene, Rocket? No, per niente. La corteccia, Nowhere. Che ne sarà di questo posto? Questa discarica putrida di alcol economico e affari illegali è una casa per me. Non è la prima volta che qualcuno prende di mira Nowhere e non sarà l'ultima. Se riusciamo a fermare la chiesa, lo schifo tornerà in men che non si dica. Cioè, lo schifo buono, non tutto il resto. Spero che sarà così. Grazie, Quill. Troveremo la soluzione. Magari c'è un modo per gettare Nowhere direttamente nel Rift. Non finché Nicky è qui. E cancellare il posto più bello della galassia, col razzo! Qui possiamo andare da qualche parte? Sì. Qui c'era un banco da lavoro ma non mi sono potenziato, vabbè. Fa male veder sfumare i miei investimenti. Quali investimenti? Un paio di finanziamenti per ricerche illegali sulle armi, qualche unità nell'addestramento di sicari, scommesse. Avevi tutte queste unità? Dobbiamo risolvere un problemino. Come disattiviamo la corteccia ora che ha una carica del genere? Già, non sarà una passeggiata a spegnere quell'affare. Non riesci ad hackerarlo? Non è mica un elettrodomestico. Parliamo della Il problema non è la corteccia. Sono gli imbecilli che l'hanno rubata. Diamoli di mezzo e la corteccia sarà una macchina senza nessuno al volante. Come sai che c'è un volante? Io non l'ho visto. Non ha un volante, ma non sopporto di lasciarla a pieno regime in mano ai bastardi della chiesa.
Concentriamoci sui condotti di energia del credo. Scommetto che portano tutti alla stessa giunzione. È quello il punto. Arrivano! Sono tantissimi! Uno in meno tra poco! Due! I cecchini sono stati fatti fuori. Inventerò nuovi modi per ucciderti! Sono stanco di quelle navi che vomitano scagliozzi! Possono mandarne ancora, faranno tutti una brutta fine! Vai così, e sì! Continua a combattere! Siamo quasi alla corteccia! Tutta sta gente tutta corrotta è stata, ma dopo. Non dipende da noi, amico! È il tuo momento! Ci sono macchinari della pelle ovunque! Potrei avere il tempo di distruggere tutto! Ok, bomba! Lo sbirro spaziale confuso in meno! Eh beh, dai! Qualcun altro? Nessuno? Giù! Ho lasciato il colpo di grazia a Gamora. Perché continuiamo a finire in questi scontri? Non dipende da noi. Ci sparano e noi spariamo. Di qua. Ci tocca un'altra scalata cerebrale. Prima c'è il baratro da superare. Ok, Groot, creiamo un ponte tutto nostro. Occhio agli scossoni. Ah, spero davvero che Warlock arrivi fino in fondo. Io sono Groot. Nah. Pepita non conta su di noi. Per lui siamo come sporcizia sotto gli stivali. Sa di cosa siamo capaci. E soprattutto conosciamo il nostro valore. Ok, calma e gesso. Allora, una volta presa Nikki, aspetteremo che torni Warlock? E la donna insetto. Il nostro piano prevede molte persone. Facciamo una cosa alla volta. Liberiamo Nikki e fermiamo il compimento. Come sei pragmatico. Non vendo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Quello sarebbe bracconaggio. Francamente non mi sembra il momento. Guardali lì. Attenti, qui è un po'... Vorresti aprire le danze? Certo. Guarda qui. Sorpresa! Alve. La faccia di Melma! Facci vedere la spada! Pronta! Un'ultima spazza, ragazzi! Date il massimo! Oh oh. Non dovevano provocare un guerriero catatiano! Vai con le tue bombe! Non preoccuparti per me, amico! Me la spazza mezzo! Lancia verso di loro, Drax! Pazzesco! Ragazzi, che facciamo col robottone? Muori! Questi pazzi devono capire di cosa sono capaci i quartieri della galassia! E anche il robottone è andato. Tanti saluti! Ora inizia la vera battaglia. Tutti pronti? Vi siete scaldati? Io non avevo freddo. Bene, ti voglio rovente. Ha! E sia! A cosa state pensando? Sto pensando che se non l'ha già steso Pepita, ho da parte una granata per Raker. Tenete gli occhi aperti per Nikki. La liberiamo da questi svitati, poi possiamo trovare Warlock, Mantis e tutta la baracca. Credo con fermezza che salveremo la tua progenie. Ok. Occhio alla parola con la C. Questa volta la salveremo. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e alla prossima. Ciao belli.